all'interno del nostro film. Spostare gli sguardi, prego. Eccola, le quinte. Se prendiamo un teatro, questo, come il nostro, dietro quelle quinte c'è una vita. Ballerine, vabbè, non sarà questo il caso, comunque cantanti, comici, attori. E sì, ed è proprio qui, in questo teatro, che noi abbiamo, come per dire, un attore che, insomma, un attore che devo prendere le gire. No, e poi no, io non le faccio queste figure. Oh, se avessi saputo qualcosa, l'avrei preparato prima. Io non le faccio queste figure. Ho allungato il mio numero di 5 minuti, di più non potevo farlo. Lo capisci subito quando il pubblico è stanco. Figurati un po' se posso tornare in scena a raccontare cosa poi. Come dici? L'attore di razza? L'animale da palcoscenico, balle, l'improvvisazione non è mai esistita, neppure ai tempi della commedia dell'arte, quando anche con il canovaccio solo pochi andavano a braccio. Poi, scusa, la faccia è la mia, La faccia è la mia e non la butto via così facilmente. Che cosa dovrei fare? Barzellette? Ma non ne conosco. Una storia qualsiasi? Un episodio della mia vita? Ma scusa, ma per chi mi hai preso? Per un attore di Hollywood? Cosa credi che sia stata la mia vita? Un romanzo? Un film? Ma una vita come tutte le altre, né più e né meno. Se io, per esempio, vado fuori a raccontare che mio padre non voleva che facessi teatro, sai cosa direbbe la gente? Aveva ragione. Ah, detta così si mette a ridere? Ma non credere, Oggi il pubblico è molto esigente, vero? Ci vuole altro per farlo ridere. Dico, ma sei proprio fissato con me? Ma te li devo riempire io questi 10 minuti? Ma poi ti rendi conto chi dovrei sostituire? La prima ballerina, quella procace, coscia lunga. Senti, ma ti rendi conto? Il 90% viene per vedere lei. E io dovrei fare almeno qualcosa dello stesso peso. Non pretenderei che io abbia il suo fisico. Dai, cerca di capire. Il pubblico vuole me? Ma il pubblico viene qui per divertirsi! No, senti, io non so cosa andare a dire, hai capito? Io senza il copione sono un uomo morto. Sì, la fai facile tu. Ma prova tu ad affrontare il pubblico, quella platea silenziosa che aspetta solo il momento giusto per spranarti. Ok, sì, a volte è d'accordo, a volte è buono, ma a volte è spietato. Insomma, la vuoi capire che non me la sento? Poi cosa vuoi che prepari in 10 minuti? Cosa vuoi che prepari? Senti, mi è venuta un'idea. Facciamo andare quella canzonetta, quella che adesso va per la maggiore, che cantano tutti. Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, la notte passerà. Un ragazzo incontra una ragazza e labbra sulle labbra, poi che succederà? Ma dai, mano. Ma ti sei offeso? Ma dai, ma era solo un'idea, no? Sì, lo so che con il vuoto non si riempie nulla. Come? Dovrei fare il numero nuovo? Ma sono 3 mesi che andiamo in giro e non ti sei ancora accorto che il mio numero è quello vecchio? Che abbiamo scartato il numero nuovo dopo i primi giorni perché non faceva ridere nessuno? Ma non hai mai ascoltato il mio numero. D'accordo, hai altro da fare, ma una volta, anche per curiosità, per un briciolo di soddisfazione a questo povero fesso sbattuto sul palcoscenico, lo potevi fare, eh? Va bene, pazienza, come ho detto. No, guarda, no, non insistere, perché proprio non me la sento. Ma renditi conto che mi chiedi l'impossibile, la mia vita.
I miei ricordi non possono interessare nessuno, ma lo sai veramente quello che può esserci dentro una persona? Quello che c'è dentro di me lo sai? Forse non te lo immagini neppure, eh? Vero? Ecco, fai conto, durante l'intervallo di uno dei nostri tanti spettacoli, la porta del camerino che si apre, vedere tua moglie, mezza nuda, abbracciata col suo compagno di scena. Ah, non può essere una sorpresa, d'accordo. In certi casi uno se l'aspetta e quando capita, che impressione vuoi che gli faccia? Ma se questo sospetto non ti è mai passato per la testa, se mai e poi mai hai pensato che tua moglie ti potesse tradire, me lo dici tu come ci rimani? E cosa volevi che facessi? La tragedia? In una compagnia di rivista, poi. Sull'ironico l'ho buttata. Dico loro. Oh, ma che succede, ragazzi? State provando una scena nuova? Mia moglie senza fiato. E lui? Non crederai mica che facessimo sul serio. No, figurati, siamo uomini di mondo, no? E poi, per chi mi hai preso, lo so che tu preferisci altro. Ma poi, scusa, perché mi fai raccontare queste cose che conosci benissimo? Ah, no? Ma se lo sanno tutti. Sembra che fra tanti tentativi che avesse fatto di andare con le donne, solo con mia moglie, capisci? Vedi bene che non si trattava di un adulterio, eh? No, era un'opera di beneficenza. Mia moglie come un'ancella della carità. Come l'ho presa? Oh, scusate tanto, eh. E ho richiuso la porta. Quando si può fare del bene a qualcuno. Ah, dici che sono un uomo caritatevole. E mia moglie allora, che se ne andò con lui a continuare la sua missione? 2 anni insieme c'è stata, eh. Pensa che forza d'animo. Ecco, vuoi che vada fuori a raccontare questa roba? Ora, non voglio farti una lezione, ma devo ricordarti che il teatro è finzione. Là sopra la verità non ci può stare. È stonata. Dà fastidio, la verità. Ah, dici che la mia non è più verità, che la trasfiguro nel raccontarla? Ah, se fosse vero. Se per noi attori non esistesse mai una vita autentica, ma solo finzioni da rappresentare. Se ogni vicenda della nostra esistenza, invece di entrarci nella pelle, si rovesciasse sul pubblico. Una vita intera che passa su di te come l'acqua di un fiume e tu hai solo il compito di mostrarla, secondo precise regole estetiche però, estraniandola, magari oggettivandola. Ah, pensi che stia recitando? Ma va, figurati, io non sto recitando, ma uno che dice... Scusate tanto, e chiude la porta. Cosa fa se non allontanare da sé quella vicenda che ti è caduta addosso? Ah, come mi sento leggero adesso. Sì, 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 ora potrei finalmente andare sul palcoscenico a raccontare quello che provo. Sì, sì. Ma cosa credi? Ma scherzavo, no? Io lì sopra non ci vado, figurati. Ma dai. A parte il fatto che non saprei come spiegarla, non me la sento ancora bene addosso questa verità. Devo farci l'abitudine. Ma che succede, ragazzi? Ma state preparando una nuova scena, vero? Scusate tanto. Siamo uomini di mondo, no? E giù lo scroscio di applausi. Cosa dici? Che è così per tutti? Che l'intera vita umana è teatro? Ma via, mi meraviglio che tu non l'abbia ancora scoperto, che è soltanto la consapevolezza a darti la misura della tua esistenza. Ah, parlo troppo difficile adesso. E allora ti dirò che gli altri non possono essere attori, perché non sanno nulla della vita di teatro. Noi invece sì che sappiamo quali sono le cose importanti. È importante il gesto aristocratico. Paterno, drammatico, è importante l'incedere, solenne, incerto, dimesso, sono importanti i toni, i volumi, le pause, i fiati.
Francese, ragazzi, state provando una scena nuova. Scusate tanto. Siamo uomini di mondo, no? Sentito che perfezione? Magnifico! Ecco, ora ho capito! Questa è l'autentica superiorità dell'attore. Sai cosa ti dico? Ora potrei andarci sul palcoscenico a riempirti quei 10 minuti. Sì, te lo faccio io il tappabuchi. Sì, sì, ora posso inventare e raccontare tutto quello che è veramente successo, perché non cambia nulla. Perché è un copione, vedi? La mia vita è un copione scritto da me, per me, da mia moglie e da un ciarlatano qualsiasi. Allora, hai detto 10 minuti? Ok, lascia fare a me, lascia fare a me. E piantala con questi ringraziamenti, dai, via. Anzi, ringrazia di avere nella tua compagnia un vero attore, un autentico attore di razza.